Buonasera di nuovo. Prima di iniziare mi corre l'obbligo, visto che oggi mi è stata recapitata una lettera senza mittente e che conteneva una cosa estremamente mortificante per tutti noi frassesi. È lontano da quello che io ho detto in tutti i comizi il comportamento di questa persona che si deve solo vergognare di aver pensato e fatto questa cosa. Noi siamo vicini all'amico e a tutta la famiglia e mi auguro che perseguano tutte le strade per trovare questa persona. Fosse anche mio fratello, deve pagare quello che ha fatto. Carissimi frassesi, siamo arrivati alla conclusione di questa campagna elettorale ed è doveroso che io faccia il bilancio di questi 5 anni dell'amministrazione Massaro. Una cosa mi dovete concedervi di dirvi, una cosa di cui sono estremamente orgoglioso. Abbiamo dato stabilità politica a questo Paese per 5 anni e di questo va dato merito a quelli che hanno formato questa squadra, che con senso di responsabilità ed abnegazione hanno fatto sì che questo avvenisse. E consentitemi di ringraziarli tutti, nessuno escluso, a nome mio e di colui che di questa squadra era il capitano, Lino Massaro. A cui dedichiamo questa campagna elettorale. Per dare continuità a questa stabilità abbiamo costruito la squadra senza nessun affanno, non all'ultimo momento, non contro qualcuno, non elemosinando nomi e pseudo disponibilità col solo obiettivo di riempire la lista. Non vi annoierò a lungo, ma voglio solo ricordarvi alcune delle tantissime cose che nel corso di questi anni abbiamo realizzato, anche se qualcuno dice che l'ha fatto lui, fortunatamente. Prima di tutto l'edificio scolastico, che abbiamo inaugurato da poco, il rifacimento di gran parte delle fogne, il rifacimento di gran parte dell'impianto di illuminazione con tecnologia LED che ci consente di un gran risparmio di energia, la sistemazione dell'arredo urbano con la sistemazione delle varie villette, la chiesetta della Madonnina alla Croce, l'acquisto dello scuolabus, la sistemazione degli impianti sportivi, via Barungi. Per non parlare poi di tanti piccoli interventi volti al miglioramento dell'immagine e della vivibilità del nostro Paese. Forse avremmo potuto fare di più, ma se voi con il vostro voto ci darete la possibilità di continuare ad amministrare altri 5 anni, noi ci impegneremo affinché il nostro Paese migliori ancora, portando a compimento tutti quei progetti che abbiamo in cantiere, che ben abbiamo specificato nel programma. E a proposito di programma, è opportuno che chiarisca alcune affermazioni fatte ad arte su questo palco dai rappresentanti della lista numero 2 nel tentativo di captare consensi. Io non sono un tecnico, faccio tutto un altro mestiere, ma voglio fare insieme a voi
delle piccole considerazioni. Sul volantino che vi è stato distribuito o recapitato a casa, perché si è fatto anche il porta a porta, sta scritto: ridaremo indietro 400 euro per ogni loculo. Questo sarebbe stato possibile se noi tutti avessimo pagato completamente la somma per il loculo. Invece è stato dato solo un anticipo che non copre, detto anticipo, non copre nemmeno l'eventuale prezzo scontato riportato sul volantino. Quindi l'amico Viscusi Pasquale non doveva dire restituiamo, ma lo doveva dire vi faremo risparmiare 400 euro, altrimenti succede che prima i soldi vi saranno restituiti, poi a saldo a compimento dell'opera voi dovete dare i 400 più tutto quello che resta da pagare. I prezzi che questa amministrazione ha stabilito sono il risultato di quanto previsto dalla progettazione. E nel Consiglio Comunale in cui fu approvato il regolamento di assegnazione delle concessioni cimiteriali, fu detto chiaramente che i prezzi erano suscettibili di variazione al ribasso in base all'effettivo costo sostenuto. L'unico che in quel consiglio sollevò obiezioni per il prezzo fu il consigliere avvocato Salvione, a dire che nei comuni limitrofi i prezzi erano inferiori, e citava i comuni di Dugenta, Telese, Amorosi e così via. Invece il consigliere Viscusi, che dice di aver chiesto questo fatto, non è così. Chiese solo se i loculi fossero completi anche di arredi, cioè il portafiori, la lampada votiva e cose del genere, e se si potevano dilazionare ulteriormente i pagamenti. E c'erano le persone presenti che possono testimoniare, e c'è anche la delibera di quel periodo. Fu spiegato dall'allora sindaco, per dire come si era arrivati a quella somma, che il luogo deputato all'ampliamento del cimitero, che tutti noi conosciamo, cioè dietro al cimitero attuale, le cosiddette pietre ricce, ha una conformazione diversa da quella dei territori di Telese, di Dugenta o di Amorosi, perché lì il terreno è pianeggiante, si fanno le fondazioni e si costruisce. A noi il terreno è roccioso ed è scosceso, per cui va reso prima pianeggiante e poi infrastrutturato e quindi fatti i loculi. Chiaramente converrete con me che per fare questi lavori ci vogliono più soldi di quelli che si utilizzano in pianura. E il sindaco in quella stessa risposta confermò a Pasquale Viscusi che i loculi erano comprensivi di arredi funebri, senza nessuna obiezione da parte dello stesso circa il prezzo stabilito. Poi ha parlato di spese generali per 200.000 euro e ha affermato che la direzione dei lavori va fatta dall'ufficio tecnico. La direzione dei lavori nella redazione di un progetto va per legge prevista, e se i lavori non vengono appaltati non si può decidere chi la deve fare, e sarebbe da sciocchi, sarebbe da amministratore poco serio darlo fuori. E quindi è chiaro che questa direzione di lavori la farà l'ufficio tecnico, che ne ha le competenze. Questo fatto consente un risparmio che chiaramente poi verrà detratto da quello che è il computo generale, e quindi i loculi costeranno di meno, fosse anche un euro. Viceversa, per quanto riguarda la somma
prevista per le spese generali è la legge, non l'amministrazione, che impone una percentuale sull'importo del progetto. E in dette spese generali sono previste le spese tecniche obbligatorie, che prevedono professionalità e competenze che non sono presenti nell'ufficio tecnico comunale: il geologo, i calcoli strutturali, i calcoli illuminotecnici, il collaudatore. Perché chi fa la direzione dei lavori non può essere controllore e controllato. Quindi molte cose che ha detto il consigliere Viscusi sono giuste, ma ho omesso di dire tutte queste altre cose. Praticamente ha detto quello che gli conveniva. E io sono sempre del parere che la verità va sempre avanti. Infine, e chiudo questo capitolo dicendovi che il progetto deve prevedere per legge tutte le voci di spesa, poi tutte quelle che sono le economie che si produrranno, l'eventuale ribasso, se ci sarà, verranno detratte dal computo generale, quindi il prezzo verrà stabilito alla fine. Adesso non possiamo dire niente. Quindi, parlando realisticamente, più che di restituzione, si può parlare solo di eventuale risparmio finale, cosa che già avevamo previsto quando abbiamo redatto la progettazione. E chiudo. Ieri sera abbiamo avuto l'ultimo incontro da cui sono emerse varie ipotesi di lavoro per il futuro sviluppo del nostro paese, e passo a cose concrete. Una di queste ipotesi da tenere molto seriamente in considerazione è quella di associarsi con altri comuni, in quanto le dimensioni territoriali e demografiche dei comuni come il nostro rappresentano un ostacolo alla gestione efficiente delle funzioni amministrative e dei servizi. Accorpandoci con altri comuni avremo servizi migliori, riduzione di spesa e conseguentemente minori tasse per i cittadini. Mi avvio alla conclusione e voglio fare assieme a voi una considerazione sullo svolgimento di questa campagna elettorale. Come già ho detto prima, io ho parlato negli scorsi comizi sempre di coesione, correttezza, dialogo, partecipazione, con l'auspicio che questi sentimenti fossero condivisi da tutti i candidati. Ho dovuto constatare con estremo rammarico che ancora oggi si usano i metodi della vecchia politica per indurre le persone a votare senza comprendere che non è necessario far telefonare da amici potenti per farsi votare. Non bisogna promettere cose che non si possono mantenere. Non ci si può presentare a casa di persone con le quali non si è avuto nessun tipo di rapporto, nemmeno il saluto, pretendendo di essere ascoltati. Il voto è la più alta espressione della libertà e della democrazia e va espresso senza costrizioni o pressioni, ma sulla base delle idee e dei programmi che si espongono pubblicamente e nell'interesse generale.
E se i nostri interessi sono i vostri interessi, e se i nostri progetti sono i vostri progetti, e se il nostro futuro è il vostro futuro, allora votate lista numero 1, coordinamento per Frasso. Auguri e buon voto a tutti.